sempre troppo lento, fuori tempo e fuori moda, forse pure fuori legge, ma certamente fuori dal gregge. Prosegue il cartellone dell'estate leporanese 2019, questa sera davvero Leporano e non solo, tutta la provincia ionica attendono l'esibizione, la performance di Eugenio Bennato. Sindaco, una presenza che dà lustro al territorio e davvero parliamo di un artista internazionale. Sicuramente l'evento clou, l'evento più importante della nostra rassegna dell'estate leporanese 2019, e devo raccontarti, Luigi, che io un po' di mesi fa, in dicembre, quando Eugenio celebrava il ventennale della Taranta Power, io ero a Napoli in piazza del Plebiscito e non avrei mai pensato che dopo un po' di mesi, diventato sindaco, sarei riuscito a portare Eugenio Bennato qui nella nostra città. Un motivo e un momento di maggiore orgoglio e gioia. Sicuramente sarà un concerto molto bello, e questa sera che il Mediterraneo sia, che poi è il titolo che noi abbiamo dato alla nostra rassegna. È una canzone di Eugenio dove lui lancia un messaggio che è molto importante e che comunque è un messaggio che resta sempre attuale, cioè il Mediterraneo deve essere un luogo di incontro fra i popoli, un luogo dove ci sia fratellanza, quindi andare affacciati sulle sponde dello stesso mare. E nessun è pirata, e nessun è migrante, sim tut naviganti. Quindi navighiamo insieme questa sera e godiamoci questo spettacolo. Il direttore perché la sento anche via questa rassegna, direttore artistico, proprio nella conferenza stampa sottolineò l'importanza, come pietra miliare, punto fondamentale di questa rassegna, l'identità dei popoli mediterranei. È un minimo comune denominatore il mare. Sì, infatti il Mediterraneo è la nostra grande anima, dove si viaggia da sempre. Dal nord al sud, dal sud al nord, sempre con dinamiche differenti. Però la ricerca è poetica, quella di Eugenio Bennato, che ci sia pace e voglia di interagire e di mediare le diversità. Sentirai il ballo che non finisce mai, il passo che dovrai imitare per liberarti dal mare d'amore, così ballando meridionale. I'm gonna go.
Eugenio Bennato, la sua non è solo musica, ma è anche un'attività sociale, perché attraverso la musica si promuovono certi valori. Abbiamo parlato dell'integrazione, abbiamo parlato della integrazione dei popoli mediterranei, una musica che si fa strumento, che si fa messaggio, una poesia che vuol dire uguaglianza. E il messaggio della musica penso che sia il più forte, anche perché il più concreto. Cioè, in realtà noi siamo qui a Taranto, siamo nella Magna Grecia, siamo nel sud Italia, e la presenza di una identità che comunque ci accomuna ad altri popoli del Mediterraneo, e soprattutto in musica, è un fatto reale. Io volevo ringraziare il sindaco, il direttore artistico, anzi la direttrice artistica, per le sue parole. E vorrei dire al sindaco, lui non si aspettava che io poi sarei stato dopo pochi mesi qui a Leporano. Io non mi aspettavo che fra il pubblico ci fosse un signore illuminato che poi diventava sindaco di Leporano e mi invitava qui. Detto questo, una responsabilità grande è quella di vivere queste cose con leggerezza, senza esibizionismo, voglia di esibirsi, appunto. Camminavo per il lungomare col mio motorino un po' di anni fa e pensai questa frase, che c'ha una sua musicalità interna e che è stata citata, che il Mediterraneo sia. E la grande soddisfazione è che arriva dove deve arrivare questa frase. Viene colta nella maniera giusta e stasera spero di essere degno di tutta questa fiducia. Volando di contrabbando, rubando.
rubare, vendere la sua arte, giocare il gioco delle tre carte, girare il mondo per piazzare il suo concerto senza frontiere, di voci bianche, di voci nere. C'è una parte sana, c'è un'Italia sana che crede nei valori, nella difesa della vita, nell'uguaglianza, nello spirito di solidarietà che deve essere il momento di comunione tra i popoli. Questo è l'orgoglio un po' del mio percorso. C'ho sempre tutte le sere di fronte un pubblico di persone molto illuminate, vorrei dire. Non lo cambierei con nessuno. E soprattutto qui al sud c'è una presenza, vorrei dire una vigilanza contro degli eccessi che fa parte della nostra antica cultura, della nostra ricchezza. Quanta gente, quanta cultura, quanta musica e musica, grande artista e professura, manca sulla cantara. E bene, sono parole che sono un esempio, sono uno stimolo e sono un monito. Che altro dire? Che Mediterraneo sia!